Il 28 maggio la Camera approva una mozione, che non è una legge, che riguarda l'accelerazione dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione tramite dei titoli di Stato di piccolo taglio, che l'onorevole Borghi chiama mini bot. Da quel giorno non si fece che parlare d'altro per ben 2 settimane. Mini bot sì, mini bot no, cosa servono? Beh, ce ne occupiamo oggi in questa puntata di WhatsApp Economy. E io, da buon youtuber, ne parlerò quando tutti gli altri hanno già smesso di parlarne. Ma oltre a parlare di mini bot, che quasi sicuramente sarà un argomento passeggero, cerchiamo di portarci a casa da questa puntata qualche argomento più importante di economia. Quindi per iniziare facciamo un passo indietro. Questi sono 20 euro e questo è un titolo di Stato, o almeno è un facsimile di un titolo di Stato. Ora, entrambi sono un debito per lo Stato e entrambi hanno un valore economico, un valore finanziario. E allora, che differenza c'è tra 20 euro e un titolo di Stato? Dovete sapere che la moneta, a cui comprendo sia le banconote che le monete metalliche, funzionano un po' come Dio. Infatti, la moneta è una etrina. Perché dico questo? Perché una moneta si distingue da un pezzo di carta perché svolge 3 funzioni all'interno dell'economia. Infatti, una moneta, per essere definita tale, deve essere mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. E quindi questi 20 euro svolgono queste funzioni all'interno dell'economia. Mentre un titolo di Stato come questo svolge solo la funzione di riserva di valore. Infatti non ho mai visto nessuno andare al supermercato e pagare con un titolo di Stato. Ma proviamo a fare un giochino. Proviamo a rendere un titolo di Stato il più vicino possibile a una moneta. Come si può fare? Beh, ormai penso che l'avete capito, ma bisogna far acquisire le 3 funzioni della moneta al titolo di Stato, che attualmente ne ha solo una, cioè quella di riserva di valore. Per far acquisire a un titolo di Stato la funzione di unità di conto, bisogna diminuirne il valore, perché, come abbiamo visto prima, nessuno va dal macellaio a comprarsi una fiorentina con 1000 euro di titoli di Stato, che è l'importo minimo di un bot. Quindi dobbiamo creare dei bot di 5 euro, di 10 euro, di 20 euro, di 50 euro, di 100 euro. Tutti i tagli che possono essere spendibili nelle normali commissioni di tutti i giorni. 2 funzioni su 3, ci manca l'ultima, cioè mezzo di scambio. Come possiamo far ottenere a un titolo di Stato questa funzione? Innanzitutto dobbiamo togliergli tasso di interesse e scadenza del titolo, entrambi elementi caratteristici di un titolo di Stato, ma che, se in possesso, fanno perdere il valore di mezzo di scambio o comunque ne attutiscono molto questa funzione. E quindi togliamoli, non ci servono. Ma fatto ancora più importante per acquisire quest'ultima funzione è dargli un valore all'interno dell'economia reale, altrimenti sarebbe un semplice sostituto dell'euro e a quel punto non ha alcun senso utilizzare un titolo di Stato rispetto all'euro. E quindi come possiamo fare? Come possiamo creare del valore per questo titolo di Stato? Potremmo dire che tramite questi titoli di Stato si possono pagare le imposte, le tasse, oppure pagare i servizi delle aziende pubbliche come Eni, Trenitalia, Alitalia. Così ha un senso, vero? E quindi pagamento delle tasse sia, e così abbiamo creato un bot molto simile alla moneta, oppure, come lo chiamano oggi i politici e l'opinione pubblica, mini bot. Perdi più, sbagli pronuncia, è debito! Non mini bot. Sì, è un modo originale per chiamarlo debito, perché, come noi sappiamo, creare moneta o creare titoli di Stato sono entrambe attività che per il bilancio dello Stato fanno semplicemente una funzione di debito. Ok, ma questo mini bot è diventato finalmente moneta? Beh, non ancora, ma lasciamo un attimo da parte questo discorso e occupiamoci di come far entrare in circolo questi mini bot all'interno dell'economia reale. Un modo normale per immettere i mini bot all'interno dell'economia è quello di aprire delle aste come dei classici titoli di Stato. Ne ho già parlato in un video che vi lascio link in bio. Ok, ma questa soluzione non fa al caso nostro per 2 semplici motivi. Il primo sono gli elevati costi di transazione. Infatti, immaginate dover emettere 50 miliardi di mini bot dal taglio di 10, 20, 50 euro. Anche da 5 euro. Sarebbe un costo per far interagire le due parti enorme. Il secondo motivo è che non sarebbero appetibili all'interno del mercato, perché semplicemente non hanno interessi, non hanno scadenza. Chi è che andrebbe a scambiare 50 euro per 50 mini bot? Non avrebbe alcun senso e non ne guadagnerei nulla da questa operazione. Quindi ci dobbiamo inventare qualcos'altro. Quindi dobbiamo trovare uno strumento che ci garantisca bassi costi per immettere i mini bot all'interno del mercato in una maniera più distribuita possibile, cioè non ci dobbiamo trovare in un caso in cui un unico soggetto possiede 1 milione di mini bot. Dopo numerose ricerche abbiamo trovato lo strumento perfetto: i debiti della pubblica amministrazione. Infatti questi debiti ammontano all'incirca per 40-50 miliardi di euro. In più sono distribuiti a un grande numero di aziende e questo ci garantisce la distribuzione di questi strumenti all'interno di più persone. E in più io posso pensare che se queste persone hanno dei debiti, pagandole io possa risollevare l'economia. Ma è veramente così semplice? I debiti della pubblica amministrazione sono un problema reale all'interno di questa nazione? Beh, facciamo una ricerca su internet e scopriamolo. Siamo sul sito del MEF, si riducono i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane. Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Negli ultimi anni il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è gradualmente e progressivamente ridotto. Tramite un paio di ricerche molto semplici su internet abbiamo scoperto che i debiti della pubblica amministrazione non sono un problema in questo paese. Infatti questo problema era caratteristico nel 2013, dove si accumulavano ritardi a causa della crisi del 2011, ma dopo il 2013, grazie al governo Monti e al governo Renzi, questo problema non esiste più. Infatti nel 2012 ci volevano 251 giorni per pagare i debiti della pubblica amministrazione, mentre a fine 2018 ce ne volevano solamente 58. A settembre 2018 regioni e grandi comuni pagavano in media a 38 giorni dalla contrazione del debito, con tempi più brevi al nord e tempi più lunghi al sud. Comunque i tempi sono abbastanza celeri se pensate che all'interno del settore privato i debiti possono scadere anche a 60 giorni dalla contrazione del debito. Come dicevamo, sono stati fatti numerosi progressi. Infatti il ritardo medio nei pagamenti rispetto alla naturale scadenza erano di 16 giorni nel 2016, di 10 giorni nel 2017 e nel 2018 si è pagati i debiti della pubblica amministrazione con un giorno d'anticipo. Rispetto alla media nazionale, il nord ha pagato con 8 giorni in anticipo, il sud con 11 giorni in ritardo e nel centro con 3 giorni in ritardo. Ma poniamo il caso limite che lo Stato non riesca effettivamente a pagare l'azienda. L'azienda fallisce, quali armi ha in suo possesso? Beh, ne ha ben due. Il primo strumento è lo strumento della compensazione, cioè se un'azienda ha un credito e un debito con la pubblica amministrazione, questi possono essere estinti. Quindi se io ho un credito con la pubblica amministrazione di 50.000 euro e un debito di tasse di 50.000 euro, il risultato mi dà zero, quindi l'azienda non deve pagare assolutamente nulla. Mentre il secondo strumento è lo strumento dell'anticipazione, cioè se un'azienda ha un credito nei confronti della pubblica amministrazione, ma non ha un debito nei confronti dello Stato e quindi non può avvalersi dello strumento della compensazione, può chiedere anticipo di questo credito nei confronti di una banca. In più non è finita qui, cari amici, infatti i commi 849 e 857 della legge di bilancio del 2019 prevedono che gli enti pubblici e le regioni possono avere accesso illimitato ai fondi della Cassa Depositi e Prestiti per estinguere tutti i debiti che hanno contratto nei confronti delle aziende private. Dal 2018 è stato introdotto anche un sistema informatico per rendere ancora più efficiente il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in più la Commissione Europea è molto attenta per quanto riguarda questo argomento. Quindi tutti i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione derivano semplicemente da un fatto burocratico e non economico finanziario. E in più, anche se fosse un problema finanziario, quindi mancanza di fondi, lo Stato può benissimo emettere nuovi normalissimi BTP o BOT o altri titoli di Stato per raccogliere nuovi euro per pagare le aziende creditrici, oppure aumentare le tasse per aumentare la disponibilità di euro per pagare le aziende creditrici. Quindi lo Stato ha tutti gli strumenti per risolvere questo problema che, come abbiamo visto, non esiste. Quindi dei mini BOT effettivamente non ce n'è il bisogno. Però tramite il nostro ragionamento abbiamo capito che questa storia dei debiti della pubblica amministrazione sono un semplice espediente per immettere questi mini bot all'interno dell'economia reale. E allora a questo punto io mi chiedo, a cosa servono questi mini bot? I mini bot sono un espediente per uscire in modo ordinato e tutelato, una specie di ruota di scorta sullo stesso assale come per i camion. Ah, ma allora è meglio essere chiari fin dall'inizio, si vuole creare un'altra moneta, tutto qui. Anche se a loro piace essere così ambigui, da una parte dicono che sono dei semplici titoli di Stato piccoli, dall'altra dicono no, è solo debito, poi basta guardare uno o due video su YouTube e dicono che vogliono creare un'altra moneta parallela all'euro. E gli piace essere così ambigui, anche se poi vogliono nascondere quello che non nascondono, non capisco la strategia. Però, tant'è, si vuole creare un'altra moneta. Però, prima abbiamo detto che i mini bot ancora non sono una vera moneta. Cosa ci manca? Per scoprirlo dobbiamo fare un altro passo indietro. Infatti durante tutta la storia dell'uomo la moneta non ha mai assunto un'unica natura, ma ben tre. Ritorna sempre questo numero 3. All'inizio la moneta era una moneta merce, cioè una moneta metallica fatta di oro con un valore intrinseco ed estrinseco, ne abbiamo già parlato in un altro video. Oppure come abbiamo visto su Instagram, e se non mi seguite fatelo, nelle colonie americane del 1600 la moneta era del tabacco, quindi moneta merce. Una seconda natura della moneta che partì ufficialmente dal 1870 fu la moneta rappresentativa, cioè io ho una banconota da 20 euro che mi rappresenta lo stesso valore in oro, quindi i 20 euro rappresentano il valore in oro della stessa quantità. Questo sistema di moneta è durato all'incirca per 100 anni, fino al 1971, anno in cui Nixon decise che questo sistema non andava più bene. E quindi con i trattati di Bretton Woods si diede fine a questa moneta rappresentativa, cioè che se io andavo in banca e davo questi 20 euro, la banca riusciva a ridarmi 20 euro in forma di oro, ad esempio. E quindi che forma acquisì la moneta dopo il 1971? Acquisì la forma di moneta fiduciaria. Cosa significa? Significa che all'interno di questa banconota non ci sono più 20 euro di merce preziosa, non ci sono più 20 euro che rappresentano 20 euro di materia preziosa, ma rappresentano semplicemente 20 euro. Tutto qui.
E quindi a cosa è dovuto il suo valore? È dovuto alla fiducia che i consumatori hanno che questi 20 euro valgano 20 euro. E da chi è dovuta questa fiducia? Dalla banca centrale che stampa moneta. In parole povere cosa significa? Che se la banca centrale mi assicura che tramite questi 20 euro posso acquistare 40 kg di pasta, beh, io mi fido, vado al supermercato e utilizzo questo semplice pezzo di carta per acquistare 40 kg di pasta. E il supermercato me lo accetta. Semplicemente perché c'è la fiducia che la banca centrale possa garantirmi che io possa acquistare merci tramite questi banalissimi pezzi di carta. Quindi l'ultimo passo affinché un pezzo di carta diventi moneta è che questo pezzo di carta abbia le tre funzioni che abbiamo detto prima, e che ci sia fiducia che questo pezzo di carta valga qualcosa all'interno del mercato. Ora, gli euro hanno una grande fiducia perché sono utilizzati da 500 milioni di persone, cioè all'interno dell'eurozona. In più possono essere utilizzati all'interno degli scambi internazionali, e poi c'è una banca centrale che garantisce in modo efficace il loro valore durante tutto l'arco del tempo. Si può dire la stessa cosa dei mini bot? Non proprio, e vediamo perché. Ovviamente i mini bot avrebbero un mercato di scambio inferiore rispetto a tutta l'Unione Europea, in più non potrebbero essere utilizzati per gli scambi commerciali internazionali, quindi ad esempio da Amazon io non potrei comprare con dei mini bot. In più la fiducia dei mini bot è dovuta dallo Stato italiano, che utilizza i mini bot per pagare delle spese che non riesce a coprire tramite la riscossione delle tasse. Quindi diciamo che la fiducia è leggermente minore rispetto alla Banca Centrale Europea. Quindi nonostante l'intento di far diventare i mini bot una moneta, non abbiamo la certezza che questa ipotesi diventa realtà. E anche se i consumatori dovessero accettare i mini bot come moneta, abbiamo visto che varrebbe molto di meno rispetto all'euro, perché i potenziali di consumo e la fiducia dei mini bot sarebbero molto minori rispetto all'euro. Quindi nonostante la garanzia dello Stato che impone il valore di un mini bot equivalente a un euro, poi alla fine all'interno del mercato privato e dell'interazione tra i consumatori sicuramente i mini bot varrà molto di meno rispetto a un euro. Quindi avere una nuova moneta parallela per l'Italia non serve a nulla tranne che per uscire dall'euro. E questi timori li stiamo pagando tuttora, con uno spread che, come abbiamo visto in una puntata che vi linko qui in basso, è così alto semplicemente perché tutti gli investitori hanno paura che l'Italia esca dall'euro. E se andiamo a vedere il grafico da maggio 2018 in poi, questo grafico ci mostra proprio come questo differenziale sia schizzato enormemente. Fatto che ci dimostra che gli investitori finanziari hanno paura che il governo esca dall'Europa e cambi moneta. L'agenzia di rating Moody's ha messo che questa storia dei mini bot rappresenta un fattore negativo per il rating dell'Italia, che è ad uno scalino dalla classificazione dei tuoi titoli di Stato come junk, e questo avrebbe delle conseguenze disastrose per il paese. Quindi in conclusione, i mini bot non servono per pagare i debiti della pubblica amministrazione, che come abbiamo visto non sono un problema per l'Italia. Se anche i debiti della pubblica amministrazione fossero un problema, basterebbe semplicemente emettere dei normalissimi BTP o bot o comunque degli altri titoli di Stato, senza inventarsi questo nuovo strumento finanziario. Se si vuole introdurre una nuova moneta parallela per cercare di uscire dall'euro, questa moneta sarà sicuramente svalutata e i costi di uscita sarebbero immensi. Quindi sostanzialmente l'Italia per 2 settimane ha parlato del nulla, solo fumo negli occhi per non cercare di risolvere i veri problemi dell'economia italiana. Pratica ormai che succede da più di 20 anni, e forse mi viene il dubbio che all'elettore medio piace essere preso in giro.